Allora, questo oggi è un'inaugurazione importante, inauguriamo l'inizio di un percorso legato ai monumenti salernitani. Due piastrelle che racconteranno attraverso il QR code cosa sono questi monumenti, in particolare Palazzo Fruscione e San Pietro a Corte, e cosa sarà questo progetto. Questo progetto è una semplificazione per il turista, per il cittadino, per tutti quelli che vogliono conoscere questa città. Attraverso il QR code si conoscerà la storia del monumento, il percorso che si vuole fare e quindi si faciliterà la vita di tutti quanti dentro Salerno. In pratica è anche un modo per fare sinergia, il lavoro lo coordiniamo noi come laboratorio dei pensieri scomposti, ma lo realizzano le scuole. Oggi ci sono qua due delle scuole principali che fanno parte di questo progetto, il Basilio Focaccia di Salerno per la parte informatica, mentre per la parte accoglienza e quindi descrizione e guide ci sarà l'alberghiero Roberto Virtuoso. Senza di loro e senza Antonio Caroniti non avremmo potuto fare granché, perché per fare le cose bisogna avere qualcuno che porti addosso il problema e se lo porti fino alla fine. È un progetto semplice, dove devo dire che siamo per la prima volta riusciti a mettere insieme Comune, Sovrintendenza e Curia in un progetto che spero possa andare molto lontano. L'autore del progetto Educarti. Il progetto Educarte è una parte importante di questo progetto che si chiama per una città sociale Salerno, e dove abbiamo avuto l'idea di indicare tutti i luoghi di interesse storico, culturale e architettonico di Salerno con dei QR code. Questi QR code daranno la possibilità di fare dei percorsi personali attraverso Salerno e i suoi monumenti. In questo siamo stati coadiuvati dalla scuola Focaccia, che ha provveduto alla parte informatica del progetto, ci segue la scuola Alberghiero di Salerno Virtuoso, ci segue anche l'Istituto Linguistico Regina Margherita e la scuola media Lanzalone, dove saranno realizzate tutte le piastrelle. Come rappresentante della Curia sono Don Biagio Napoletano, il vicario generale a nome del Vescovo. Dove c'è cultura, dove c'è promozione, dove c'è relazione, la Chiesa è sempre presente. Abbiamo anche noi come diocesi sponsorizzato questo evento, ma anche questa iniziativa straordinaria di far conoscere l'arte della nostra città anche attraverso questi codici moderni e contemporanei. Pensiamo soprattutto ai giovani in questo percorso anche individuale. Attraverso il collegamento con internet su queste piastrelle, il termine tecnico non mi viene, noi riusciamo a sapere notizie su quella chiesa o anche su questo monumento. Quindi applaudiamo e facciamo i complimenti al coordinatore Antonio Caroniti e a tutti gli altri associati. Buon lavoro!